Ciao ragazze, sono Marta. Oggi facciamo insieme un video tutorial molto carino per un'idea pasquale, ma non solo. Utilizziamo questi bellissimi nastri che abbiamo in 5 colori. Questo nastro si chiama arricciamolo ed è molto facile utilizzare per realizzare i fiorellini o anche per la faccina della gnometta, che è il progetto proprio che faremo ora. È un'idea che può essere utilizzata per la Pasqua, dicevo, ma anche per delle ghirlande carine, appunto, da poter dove inserire questi bellissimi fiori. Vi ricordo che tutti i prodotti di Creative SRL li troverete nei negozi che rivendono il nostro marchio, quindi mi raccomando, chiedete. Per informazioni andate sul nostro sito www.creativesrl.com. Se vi è piaciuto il video, mettete sempre una faccina felice, un cuoricino qui sotto. Per i materiali, invece, mi raccomando, cliccate sopra così troverete tutti i codici inerenti a questo progetto. Buona visione! Il materiale occorrente per questa creazione sono le ovette in plastica, rotte, ne ce ne servono due, e all'interno della confezione troviamo anche la paglietta che servirà. Poi una passamaneria a foglioline, ce ne serve 25 centimetri, un pochino, un ciuffettino di erbetta di questa paglietta verde, il nastro ovviamente indispensabile, arricciamolo, che è questo tipo di nastro qui, ce ne servono del colore scelto per i fiori 80 centimetri, da dividere in un pezzo da 30, due pezzi da 25. E 20 centimetri da dividere in verde da dividere in due pezzi, quindi per le foglioline due pezzi da 10 centimetri. La passamaneria pompone bianca ce ne serve 5 centimetri circa, un ciocco di legno dal diametro di 10 centimetri circa, un tondino di velcro, quindi maschio e femmina, Lati-Light diametro 2 centimetri circa, 2 centimetri e mezzo, quella che è colorata, quindi che fa luce colorata, 3 pompon, un 10 centimetri di spago, ci serve per legare il fiocco, un pennarello indilebile, marrone o nero. L'immancabile, ovviamente, faccina per l'ognometto è quella piccola da 2 centimetri. E se vi piace l'idea di scrivere un piccolo messaggio o il nome dell'invitato, se lo utilizzerete come segnaposto per la tavola, la mollettina di legno e una tag di cartoncino. Ok, iniziamo. Ok, realizziamo ora la faccina del nostro gnometto dei fiori. Allora, queste sono delle faccine già realizzate in resina. Già col nasino, la bocca, le guancine colorate, non hanno gli occhietti colorati, per cui con un normalissimo indelebile, scegliete voi se marrone o nero, andiamo a fare due puntini semplici semplici per creare gli occhietti. Quindi così e coloriamo all'interno già dell'incavo esistente, quindi non dobbiamo inventarci nulla. Se vi piace, potete anche fargli delle sopracciglia e delle ciglia come preferite. Ok, in questo modo. Poi andiamo a incollare invece con la colla a caldo la passamaneria pompon intorno alla testa per creare i capelli dell'ognomo. Per cui da guancia a guancia nella parte alta incolleremo la passamaneria. Così, un pochino di colla e poi andiamo a incollarla in questo modo. Ce ne stanno giusti giusti 6 pallini. Ok, e la faccia è pronta. Prendiamo ora il nastro, arricciamolo, che è questo. È un nastro molto bello, ce l'abbiamo in 5 bellissimi colori ed è particolare perché? Perché all'interno ha un tirante, un filo un po' più grosso che serve proprio per arricciarlo. Quindi basterà prendere l'estremità e tirarlo leggermente da un lato. Attenzione perché è un nastro che sfila. Quindi se volete evitare lo sfilacciamento potete prima dare una bruciatina leggera con un accendino proprio per bloccarlo, ma non è indispensabile.
Quindi facciamo la stessa cosa da entrambe le parti, cioè prima di tirare tutto il cordino con il rischio che fuoriesca, andiamo proprio a ricciare le due estremità. Per incominciare utilizziamo quello da 40 centimetri, quindi scusate, da 30 centimetri, che è quello che ci serve proprio per realizzare il visino, il visetto dell'ognomo. Per cui prendiamo il nostro nastro da 30 centimetri e tiriamo un pochino le estremità, entrambe, destra e sinistra, e poi le tiriamo invece insieme totalmente, quindi lo dobbiamo arricciare in tutta la lunghezza, in questo modo. Dobbiamo stringerlo e poi annodarlo, quindi le due estremità le prendiamo e facciamo due normalissimi nodi, due in modo che ovviamente si blocchino, lasciando però uno spazio, un buco di circa un dito, insomma in questo buco ci deve entrare il nostro dito, perché lì poi metteremo il viso dell'ognomo. Per cui lo stringiamo, ok. Le codine le possiamo tagliare anche dopo, non c'è problema. Poi andiamo un pochino a modellarlo, per cui prendiamo il nostro, chiamiamolo fiore, ok. E andiamo a sistemare bene l'arricciatura, che deve essere abbastanza omogenea e sistemata tutta da un lato. Attenzione quando tirate che non vi si attorcigli su se stesso, perché ovviamente deve rimanere ben messo. Ok, tenete magari un pochino più di arricciatura nella parte alta, la parte dove invece ci saranno le estremità sarà la parte dietro del viso, per cui diciamo andremo a incollarlo alla nuca, mentre questa qui sarà la parte alta, quindi sopra la testa. Per cui ora prendiamo il nostro visetto e andiamo a incollarlo in questo modo, praticamente sistemando il nastro attorno alla testa, quindi anche attorno alla passamaneria a pompon, con appunto l'estremità invece nella parte bassa, perché qui poi dopo è la parte che si noterà meno. E andiamo a bloccarlo in questo modo, incollandolo con la colla a caldo e tagliando le estremità dei fili che abbiamo appunto tirato per arricciare.